Voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro padre mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo, non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siccome noi non vogliamo essere schiavi del peccato e non vogliamo essere stolti come questi giudei che si mettono a discutere con Gesù e non accolgono la verità che viene da Lui, perché Gesù dice la verità e tutti gli amici di Gesù dicono la verità, allora anche noi vogliamo lasciarci illuminare, come vi ho detto ieri, da questo bellissimo intervento del Cardinal Sara, del prefetto della Congregazione per il Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, intervento che lui ha tenuto il 30 marzo del 2017 al 18° incontro liturgico di Colonia. Un intervento che è importante perché? Perché è importante leggerlo durante un'omelia, perché è importante leggerlo durante la Santa Messa, ma è importante leggere questo testo perché riguarda in modo centrale la celebrazione della Santa Messa. Riguarda in modo centrale la vita di tutti i giorni, cioè non c'è testo forse migliore al quale ispirarsi per fare un'omelia veramente cristiana cattolica, perché diventa un esame di coscienza per tutti, diventa una verifica della nostra fede in quel bellissimo binomio di lex credendi, lex orandi. Ieri abbiamo visto una prima parte, adesso ne vediamo un'altra. Il prefetto scrive: molti ignorano che lo scopo di tutta la celebrazione eucaristica sono la gloria e l'adorazione di Dio, la salute e la santificazione degli uomini. Uno va a messa per questo. Uno celebra la messa per questo. Punto. Fine. Non c'è altro. Prosegue. La maggior parte dei fedeli, sacerdoti e vescovi compresi, ignorano questo insegnamento del Concilio, così come ignorano che i veri adoratori di Dio, ecco, vediamo dal prefetto chi sono i veri adoratori di Dio, i veri adoratori di Dio non sono coloro che, secondo le loro idee e creatività, riformano la liturgia per fare qualcosa che piace al mondo, ma coloro che con il Vangelo riformano in profondità il mondo per permettergli di accedere a una liturgia che sia riflesso della liturgia che si celebra da tutta l'eternità nella Gerusalemme celeste. I veri adoratori di Dio non sono quelli che cambiano la messa, che cambiano la liturgia per fare l'occhiolino al mondo, no? Per piacere. Non vanno a toccare il sacrificio di Cristo per piacere al mondo, visto che è stato Cristo stesso non toccare se stesso per piacere al mondo. Scendi dalla croce e ti crederemo. No. No. Ma dice il prefetto, dobbiamo cambiare il mondo col Vangelo affinché chi viene alla messa veda che cosa? Un riflesso della liturgia celeste.
Cioè, quello che noi vediamo alla messa di tutti i giorni dovrebbe essere il riflesso di quello che vedremo per tutta l'eternità. Bisogna dire che dopo certe messe uno dice: speriamo che non sia per l'eternità questa roba, perché sennò è meglio l'inferno. Prosegue. Come ha sovente sottolineato Papa Benedetto XVI, alla radice della liturgia cosa si trova? Si trova l'adorazione e quindi Dio. Uno quando va a messa deve incontrare Dio, eh? Non il prete o chissà chi altro, Dio. Uno va a messa per Dio, alla radice ci sta Dio. Pertanto bisogna riconoscere che la grave e profonda crisi che dal Concilio affligge e continua ad affliggere la liturgia e la Chiesa stessa è dovuta al fatto che il suo centro non è più Dio e la sua adorazione, ma gli uomini e la loro pretesa capacità di fare qualcosa per essere occupati durante le celebrazioni eucaristiche. Anche al giorno d'oggi un numero importante di ecclesiastici sottostima la grave crisi che attraversa la Chiesa. Due punti. Relativismo nell'insegnamento dottrinare, morale, disciplinare. Gravi abusi, desacralizzazione, banalizzazione della Santa Liturgia. Visione puramente sociale e orizzontale della missione della Chiesa. Molti credono e affermano a gran voce che il Concilio Vaticano II ha suscitato una vera primavera della Chiesa. Tuttavia, un numero crescente di ecclesiastici considerano questa primavera come un rifiuto, una rinuncia alla sua eredità multisecolare, oppure come una rimessa in discussione radicale del suo passato e della sua tradizione. Io so che leggendo queste parole per qualcuno sono rugiada del cielo, è la manna che scende dal cielo, e per qualcun altro sono peggio delle fiamme dell'inferno. Rispondo: peggio per loro. Questo è il pensiero della Chiesa, perché se il prefetto della congregazione per il culto divino dice queste cose, ed essendo stato messo lì da Papa Francesco, vuol dire che questo è il pensiero della Chiesa. E che piaccia o non piaccia, lo bisogna ascoltare e adesso obbedire. Punto. Qui si misura la santità di tutti noi. E cosa ci dice in questo secondo in questa seconda parte? Ci dice che c'è una crisi. E che non la vede sta crisi? Sapete, io non conosco il Cardinal Sara di persona, ovviamente, non ho mai avuto questo onore, ma a leggere questo testo uno che cosa vede? Vede una persona vera, cioè una persona che chiama le cose col loro nome, perché oggi non ne chiama più nessuno col loro nome le cose. Stiamo tutti intorno al politicamente corretto, al dire e non dire, ma chiama le cose col loro nome, un albero, punto, no? E questo cardinale chiama le cose col loro nome e ci dice come stanno le cose, ma che sono sotto gli occhi di tutti, solo un cieco può non vederle. C'è una crisi grave e profonda che affligge la liturgia e la Chiesa. E lui dice: perché c'è questa crisi? Perché Dio non è più al centro. E se non è più al centro Dio, chi è che è al centro? È al centro l'uomo. L'uomo che vuole fare qualcosa, sempre. Che non si mette lì in silenzio ad adorare, no, deve essere il protagonista della messa, della celebrazione liturgica. E allora lui dice: stiamo attenti, perché questa grave crisi è una crisi che attraversa tutto. L'insegnamento dottrinale, morale, disciplinare, relativismo, gli abusi, la desacralizzazione, che vuol dire togliere il sacro, la banalizzazione della liturgia, la visione puramente orizzontale e sociale della Chiesa, della sua missione. Così come vedere, leggere malamente il Concilio, dicendo, pensando che il Concilio è una primavera, nel senso che rinnega tutto ciò che è stato prima. Falso. Non c'è una parola nei documenti del Concilio, però bisogna leggerli, perché sapete, si parla del Concilio magari senza avere mai letto i documenti, che è un bel tomo. Bisogna leggere i documenti, se no si fa la figura degli ignorantotti. Non c'è una virgola, una parola nei documenti del Concilio che sia contro ciò che l'ha preceduto. E allora concludiamo con questo bellissimo testo che dice: rimproveriamo l'Europa politica di abbandonare o di negare le sue radici cristiane, ma
la prima ad aver abbandonato le proprie radici e il proprio passato cristiano è incontestabilmente la Chiesa Cattolica post-conciliare. Veramente un coraggio incredibile quest'uomo. Certe conferenze episcopali si rifiutano addirittura di tradurre fedelmente il testo originale latino del Missale Romano. Pensate dove siamo arrivati. Scandaloso. Taluni pretendono che ogni chiesa locale possa tradurre il Missale Romano non secondo l'eredità sacra della Chiesa e seguendo il metodo e i principi indicati da liturgia autentica, che magari hanno anche mai letto, questo lo dico io, ma prosegue secondo le loro fantasie, le ideologie e le espressioni culturali suscettibili, dicono loro, di essere comprese e accettate dal popolo. Sentite la frase che scrive adesso. Ma il popolo desidera essere iniziato al linguaggio sacro di Dio. Quanto è vera questa frase. Il popolo di Dio cerca il sacro. Ma quante persone che soffrono perché è stato tolto il sacro. Perché per trovare un ambiente sacro bisogna fare chilometri, chilometri, chilometri. Per trovare qualcuno che predica come questo vescovo bisogna impazzire. Per sentire parlare di Dio, di Gesù Cristo, bisogna andare sull'Everest a trovare qualcuno. Perché oggi si parla di tutto tranne che di Gesù, si parla di tutto tranne che della Chiesa, si parla di tutto tranne che della scesa, della penitenza, dei santi, dei mistici, della verità. Ma il popolo di Dio cerca queste cose. Sono altri che dicono che il popolo di Dio non le cerca, non è vero. Basta ascoltare il popolo di Dio. Il Vangelo e la rivelazione stessi sono reinterpretati, contestualizzati, adattati alla cultura occidentale decadente. Chiediamo al Signore la grazia di lasciarci trasformare da queste parole, che la verità di queste parole entri nel nostro cuore e lo cambi, cambi il cuore e la testa, e facciamo atti di umiltà, sapendo dire no a tutto ciò che è contrario all'obbedienza nei confronti della Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo.